Salame nasce da un'azienda agricola partita 16 anni fa. Abbiamo aperto uno spaccio dentro il supermercato, così per sbaglio, per titolo di curiosità, perché noi siamo principalmente allevatori. Abbiamo un'azienda agricola e siamo produttori di manzo e maiale. E abbiamo fatto questa esperienza dentro il supermercato e abbiamo visto che le cose andavano bene, insomma. E abbiamo deciso di aprire lo spaccio proprio a casa per dare la possibilità alle persone di avere più credibilità. E lo spaccio funziona bene, e noi facciamo principalmente salami senza conservanti, sale e pepe, senza uso di additivi chimici, estrosio e altre cose, insomma. E abbiamo le piccole quantità. Particolarità che mi ha raccontato ieri, la salatura media dei salami veneti sono 27-28 grammi. Mentre loro? Sì, 26, e poi facciamo 2,5 per quintale di pepe. Aggiungiamo solo un po' di vino nell'impasto, piccola percentuale, solo per dargli un po' di sapore. Il salame diventa molto più dolce, molto più apprezzabile, si sente molto meno il gusto del sì. Sale quando lo metti in bocca, perché chiaramente tu senti il sale subito e apprezzi molto di più il sapore del salame. Sì. Poi mamma si stagiona, allora vino evapora logicamente. Ecco, la nostra azienda non opera mengimi, ci facciamo, siccome abbiamo anche campagna, abbiamo una cinquantina di campi, siamo iscritti a un premio Unicarve, abbiamo aderito noi che è già da parecchi anni, e ci facciamo uso di sole materie prime. Cioè cosa significa? Il mais ce lo maciniamo noi a casa, e abbiamo la soia, siamo produttori di barbabietole da zucchero, quindi ricaviamo le polpe, che è materia che serve per le mucche, diciamo, ecco. E paglia e una piccola quantità di acqua per inumidire, perché sennò questo qua è una miscelata a secco. E diciamo che così si ottiene una miscela asciutta, si evita la carne, cioè praticamente si evita il gocciolamento della carne. Quant'altro, quando prendi una bistecca di solito la cucini, ti rimane quasi la metà. Ecco, noi cerchiamo di arrivare al meno calo possibile, insomma.